Ok, bene ragazzi, bene, finalmente sono ritornato. Niente, come siamo rimasti? Che abbiamo scoperto tante, ma tante di quelle cose, tante. Il poliziotto Hackett e quell'altro, non mi ricordo il nome, mi sa Nick, non mi ricordo. E abbiamo scoperto che lui è un licantropo ed è stato lui a tramandarlo a tutti. Quindi, non perdiamoci chiacchiere perché io voglio continuare, continua. Bocca al lupo. Ah, grazie. È ritornata lei. Dov'è Chris Hackett? Zitta. Chris. Wow, grazie. Ragazzi, ha ammazzato Kaylee. Ma ne abbiamo già parlato. Caitlin, che faccio? Oh, wow, guardati, tu sì che sei un vero leader. Chiudi il becco! Ah no, io qui non mi mischio. È tutta tua, bello. Pensa a quello che è successo stanotte. Non dico altro. Anche al corpo nel lago che ha visto Jacob. Ah, giusto. Datemi retta. Quelle persone non sono chi credete che siano, giuro. Aspetta, hai sentito piangere una donna? Mentre fuggivi? Sì. Cosa sai? Ancora quella storia di fantasmi, Caitlin? Non c'entrano i fantasmi. Si tratta di mostri, sono veri, e voi ci siete dentro. Quel braccialetto. Che cosa fai? Provo ad aiutarvi. Nel peggiore dei casi, con questo almeno ci si può difendere. Può ucciderli? Davvero? Sì. E come faccio se è Nick? Come ho detto, nel peggiore dei casi. Ryan, abbassa quel coso prima di fare danni. Su. Allora, dove vive Chris Hackett? Quando non è al campo, intendo. Cazzo, so. Ma infatti, perché dovrei saperlo? Ah, ma questo lo sa. Perché dovrei saperlo? Perché voi siete i tutor, no? E siete stati qui 2 mesi. So che non è nella cantina e non posso continuare per sempre a cercarlo nel bosco. Mi serve una pista iniziale. Io partirei da quella casa inquietante oltre il bosco. Dai! Cosa? Senti, forse c'è un altro modo. Non ci hai mai pensato? Ho passato il mio ultimo mese a non pensare ad altro. Senti, quando sorgerà il sole dovrò aspettare fino alla prossima luna piena. Così anche Max e tutti gli altri che ha morso. Questo non è un problema nostro. Prova a chiederlo ai tuoi amici nel bosco. Ti se sei lo scordato è. Di Nick? Beh. Ok, avvicinatevi di più e vi laviamo. Ryan, usciamo da qui. Non c'è più tempo. Se non riesco a trovare Chris Hackett, molte altre persone potrebbero finire male. Vengo con te. Cosa? Già, stavo per dirlo. Cazzo, sei un'assassina appena evasa. Non ti lascerò certo avvicinare a Chris tutta da sola. Wow, ci stai provando con me? No! Bene, fai come diavolo ti pare. Comunque... L'hai visto con Nick. È stato morso. E andrà tutto bene. L'auto della polizia è rubata. Dov'è? In fondo al lago. Perché? Era un'auto della polizia rubata.
Provate a sistemare il furgone, trovate un posto sicuro. Quanto ti rimane? Un'ora o due, non lo so. Non sembra una scienza esatta. Allora sbrighiamoci. È la strada giusta? Credo, sì. Credi o sei certo? Per chi mi hai preso per una guida? Sospettosa. Anche io lo direi sinceramente. No, non mi fido. Hai qualcosa in mente? Ah, no. Vuoi solo farmi perdere tempo? Ho detto no! Più restiamo qui fuori, più saremo in pericolo. Disse l'assassina. Sai, staremmo tutti molto meglio se ti rilassassi un po'. Che problemi hai? Ho passato un'estate di merda. Sì, beh, se non ti uccide ti fortifica. Che vorresti dire? Non lo so, sei ancora viva, giusto? Perché fare del male agli altri? Occhio per occhio il mondo diventa cieco. Senza offesa. Non lo faccio per vendetta. Coglione. È per salvare Max. Fai tutto questo per un ragazzo? E che cosa dovrei fare? Lasciarlo così com'è? Questo glielo devo. Come ti ho detto, un'estate di merda. Eccola, casa Hackett. Quindi vive in una casa di campagna con la sua famiglia di zotici di campagna nella campagna del culo del mondo. Che posto è? No, ma ci vive sua madre, credo. Mai stato, ma... Se cerchiamo risposte, beh, credo convenga iniziare da qui. Madonna, ok, ma come ci entriamo? Che intendi? Come? Entriamo nella casa. Questa è una bella domanda. Forse non si può. Complimenti. Infatti. Vuoi smetterla di proteggerlo? Ma da che parte sta? A dire il vero non ne ho la minima idea. Perché non vuoi vedere la cazzo di realtà? Cosa? Rapimenti, omicidi, insabbiamenti. Credo che tutta la cazzo di famiglia Hackett sia coinvolta. Magari tutto il campo. E magari anche tu, per quel che so. Sì, bravo, vai. Così si fa. Oh, scusa se ho pensato che invece di stare qui a sentire i tuoi sproloqui fosse meglio cercare un'altra via d'accesso. Cazzo! Ah! Resterà la cicatrice. Laura! Stai bene? È l'acqua! Ah! Potevo morire! Noi potevamo morire, ma siamo vivi. È vero che lei è stata morsa. È solo un graffio, tranquillo. Mi sa. E non ho ancora voglia di mangiarti, quindi significa che siamo ancora in tempo. Scopriamo come salire. Sì, è vero, perché lei è stata morsa. Un po' sì, dai. Oh mio Dio, Laura. Gesù, Maria e tutti i santi! Aspetta un po'. Ma che fai? Calma, guarda.
Scusa. Che occhi grandi che hai, nonna. Non ci credo. I miei occhi sono gialli. Definisci gialli? Cazzo. Ci rimane poco tempo. Ah, finalmente giochiamo. Allora, raga, io come sempre controllo tutto, eh. Sarà qui dall'epoca della vecchia cava. Può darsi. Posso andare, no? No, ovviamente. Questi risalgono ai tempi della cava. Ma dai. Nessuno viene qui da anni. Ovviamente non è che... Madonna, ma state attenti. Hai sentito? A lei. Chi? La strega di Hackett's Quarry. Forse vuole scacciarci. O guidarci. Beh, sì. L'avranno sentito. No, è impossibile. Questo posto non è per nulla Norman. Beh, se la norma impone che tutto quanto debba cadere a pezzi, direi che è perfetto. Dai, forza, muoviamoci. Ciao. Oh. Attento, Cristo. Cosa di posto è? Mamma, state attenti. Oh, lo sapevo io. Mi è venuta un'improvvisa voglia di hamburger. Sei inquietante. Che scema. In poche parole si devono sbrigare. Tu credi che qui con noi ci possa realmente essere qualcos'altro? O è così o questo posto non è abbandonato come pensavamo. Mamma, che schifo. Scende parecchio. Oh, e se uno è già dentro?
Hai ritrovato il senso dell'umorismo? Insomma, che tipo sei? Che vuoi dire? Quell'aria misteriosa e perennemente annoiata non si sposa con quel sentore di adoro il direttore del campo. Quindi non rientro nei tuoi parametri, intendi questo? Paziente, paziente. Sai che non intendevo questo. Vengo qui da anni e vedo questo posto come una seconda casa, sai? Almeno lo era. E la tua amica, Caitlin, si chiama così? Mi sembra presa da te. Già, lei ha una piccola cotta per me. E anche Dylan. Ah, oh, modestia il tuo secondo nome, Ryan. No, non mi sto vantando. È di dominio pubblico. Non provano neanche a nasconderlo. E a te, invece, chi è che piace di più? Non lo so. Nessuno? Addirittura. Di qua, c'è una luce. Oh, cavolo. Puoi sempre rimanere qui, come vuoi. Donna. Qualcuno mangia molti spinaci. Allora, vuoi entrare prima tu nella bella galleria che cade a pezzi o vado io? No, la carta. Interessante. Scusa. No, aspetta, devo vedere prima. Attenta. Schegge. Grazie, sto bene. Ci siamo imbucati alla festa. Alcol. Del proibizionismo. Qui contrabbandavano rum. Quindi le bottiglie hanno almeno 100 anni. È ancora buono. Buono? Direi vintage. Gli Hackett erano contrabbandieri. Ci sta. Avranno iniziato quando ho chiuso la cava. Forza, torniamo al presente. Giusto. Dici che ci siamo? Non saprei, mi sono completamente perso. Troppo tranquillo comunque. Anch'io. Andiamo. Mamma. Caitlin. Che diavolo è successo? Un po' colpa mia. Ho avuto uno scambio con uno del posto. Cazzo, Caitlin, è tutto distrutto. Dovresti vedere lui. Come staranno Emma e Jacob? Credo bene, spero. Non andiamo a cercarli? Aiutarli? Per me la cosa migliore, la più responsabile, è cercare aiuto. Già. E poi torneremo per loro.
E Nick. E Nick. Mi ho fatto tanto. Ma noi è qui. Fermo. Che c'è? C'è. Ma Emma sta qua dentro. Emma. Non lo so. Penso. Sì. Cos'è? Io. Jacob! Emma! Ma stanno. Apro la porta. Io non lo farei. No, niente, ma sta. Mi ha accecato! Mi ha accecato! Ehi, siamo noi! Cazzo! Brucia! Brucia! Io. Mi dispiace. Dylan, mi spiace, scusami, non pensavo fossi tu. Dylan, pure! Non è al peperoncino. Deodorante. No. Che coglione. Già. Ho trovato soltanto quello. Dylan, la tua... Rinchiusi alla stazione di polizia. Assurdo, eh? Per tutta l'estate, mentre ce la spassavamo alla grande. Senza sapere. Cavoli. Ok. Puoi ripararlo? No. Ah. Mi mancano dei pezzi. Tipo la spazzola rotante. C'è un deposito qui vicino. Quindi puoi ripararlo? Beh, non te lo prometto, ma no, questa è la nostra speranza. Jacob ce l'ha. Ce l'aveva. Mi sembra un po' azzardato. Dylan, e dai. Su, mi servi. Servi a tutti. Va bene. Ok. Ancora una volta, Dylan affronta un pericolo mortale per i suoi amici del lavoro. E noi che cosa dovremmo fare? Ok, va bene il furgone, ma non è esattamente Fornox. Beh, c'è una cantina sotto la baita. Lì sarete al sicuro per un po'. Ma che... Ok. Abby, vieni con me. Auguri. Oddio, che ho fatto? Ma mi mette l'ansia sta cosa. Cos'è stato? Eccola. Cos'è stato? Oh, niente, abbiamo ospiti di sotto. Basta con gli spargimenti di sangue. Silenzio. Tu fa silenzio. Di qua, forza. No, Dylan. Jacob. Attento. Tutto ok. Mamma, che ansia. Viene da lì sopra.
Jacob! Ehi, sono Ryan. Cristo, che ti hanno fatto? Fermo, Ryan, no. È vero, cazzo. Mannaggia. No. Mannaggia. Cristo, ma che diavolo gli fate laggiù? Non è niente, li teniamo al sicuro come abbiamo provato a fare per tutta la notte. Cos'è stato? Non è divertente. Zitti. Porca troia. Ok, devi tirarmi fuori. Come? Ti prego. È elettrificata. Ascolta, c'è un pannello laggiù nell'angolo con gli interruttori, ok? Ho visto questo tizio, quello del bosco, che lo usava. Perché sei qui, Travis? Non stai fuori con gli altri? Come dicevo, è tutta la notte che badiamo a quei ragazzini. Ma... Ah, lui è Travis. Beh, Kaylee... è morta. No. La stanno portando qui. So che ti manca qualche rotella, ma non può morire quando è in quello stato. Proiettile d'argento. È morta, ma... No. Ops. Dannazione. No. No, no. No, no. Non mia nipote. La mia unica nipote. La mia Kaylee. La mia piccola Kaylee. Stupido pezzo di merda. La mia piccola Kaylee. Maledetto! Che gli hai fatto? Ti hanno morso? Ma è pazza! Ferma! È lui! Pensaci! Perché lo chiuderebbero in gabbia? E allora chi diavolo... Chi diavolo è lei? Lei sa cosa fare. Hai già sbagliato una volta, potrebbe essere Nick. Il tuo amico? Ehi, sentite, ok? Hanno detto che avevano già preso due di noi. O qualcosa così. Chiunque sia, non uscirà da qui. Ricorda, niente più errori. È promesso. Sì. Ryan, Ryan, devi tirarmi fuori. Sol serio, dai. Allora dimmi com'è che avevano un proiettile d'argento. Era mio, era... L'hanno rubato. Me l'hanno preso! Tu, razza di idiota! Ma... Tu, lurido pezzo di merda schifoso! Va via, va via! Sparisci! Sono vicini. No, 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 aiutiamolo. Ok, ok. Ok, ok, allora. Ora devi aprire la mia porta e quella porta. Ma di certo non quella. Oh, grazie, detective. Ehi, fanculo, ti sto aiutando. No, fanculo, tu, io sto aiutando. Taci. Ok, c'è un pannello su quel muro. Ho sbagliato, no? Più o meno. Usa gli interruttori per isolare le gabbie. Ok, resta qui. Ok. Ma quella sola è andata là. Lui è la 5 e la 3. Allora, la 5 e la 3. Non è difficile, dai Andrea, ce la puoi fare. Dove ste cazzo sta la 5? È la 5. Oh cazzo, raga. La 5. Basta. Qua.
4. Oddio, ho sbagliato. Cazzo! È troppo pericoloso. Sì, perché fai schifo. Ok. Farò. Ok, scusami, ti prego, ti prego. Porca merda. Sei più al sicuro qui. No, ma cosa? Mi dispiace. No, dai, ti prego. Torniamo a prenderti. Non dire stronzate, Ryan. Dai, Ryan, ti prego. Ok, non sai che mi faranno. Andiamo. Fammi uscire, non puoi lasciarmi qui. Cazzo. Cristo santo. Raga, non ce l'ho da 5. Mannaggia il mondo. La mia... Dio, non la mia nipotina. La mia Kaylee. La mia Kaylee. Quindi, tu... hai tenuto quegli stramaledetti tutor nella tua cazzo di prigione per 2 mesi interi, giusto? E ora vieni a dirmi che invece di ficcare un proiettile in ognuna di quelle luride testoline di cazzo, tu hai dato loro i tuoi proiettili d'argento e loro hanno ucciso la mia Kaylee, è questo che intendi? Basta spargimenti di sangue, l'hai detto tu. Oh mio Dio, non conta più niente ormai. Ma se fossi stato io o... Oh, Bobby. Allora? Era la tua famiglia. Un bravo ragazzo protegge la famiglia. E tu non lo sei. Potessi tornare indietro... lo farei in un secondo, ma non posso. Io non riesco a capire perché non hai sistemato il problema quando avresti potuto. Sistemato il problema? Ma ti senti? Sì che mi sento, sono vecchia, ma non sono sorda. Sono un poliziotto. Oh, quindi ora sarei cieca, coglione. Sono cieca. Vai in giro con quel distintivo come se valesse milioni. Ce l'hai solo perché Hank è morto in quel rogo di zingari. Ma... niente ma! Non provarci! Ora siediti, ti prego. Non darmi ordini. Ti prego. E non andare in giro credendo di essere migliore degli altri, perché non lo sei! Per favore, siediti. Non dirmi cosa fare, tu! Pezzo di merda! Sì? Questa comunque anche nei giochi è fantastica, eh. Anche nei giochi, il primo gioco che la vedo. No! Ryan, via! Ma... manda giù Bobby. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Want to love perché you sta cosa? I turn down. All you see, you please me so. Want to touch you when the sun goes down. No. Rieccoti. Ti sono mancata? No. Spero che tu mi abbia portato altre carte. Diamo un'occhiata, ti va? La ruota della fortuna. Dopotutto, la fortuna è solamente un giro di ruota. A volte bisogna correre il rischio. Il karma opera per vie misteriose, ma aiuta coloro che prestano attenzione. Osserva da vicino. Sebbene la ruota giri, uno sguardo acuto può dire dove si arresterà.
l'imperatore. Autorità, paternità, strutture fatte per crollare o no? Come cadono i potenti e gli imperi insieme con loro? Falli sanguinare, lascia che si facciano a pezzi, che marciscano. No, no. Beh, dettagli? Vedi di più. Allora scegli il possibile futuro che ti interessa e osserva bene. Prova a scoprire un po' di chiarezza nel caos. Vai, hai ancora tempo. Sii prudente, sii molto prudente. Ah, non l'altra, no? Ok. Va bene, ragazzi, io purtroppo vi devo lasciare. Vi devo lasciare, ragazzi. Abbiamo visto non tantissimo, ma un bel po'. Niente, se ancora non l'avete fatto, seguitemi su qualsiasi social. E niente, alla prossima live. Ciao, ragazzi.